Ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo nel pre-partita di Rosatese Zibido. Ci stiamo avviando verso la trasferta insidiosa di oggi. Ospiti in studio. Buonasera a Beppe tutti. Leone. Anzi, buongiorno, scusate. Michael Albanese. Buongiorno. Buongiorno. Simone Trombetta. Oggi è una partita difficile, è un po' il crocevia della stagione, squadra partita delicata. Tosta, perché tosta la Rosatese. Tosta. Diciamo dopo la penalizzazione dobbiamo fare bene. Anche se sarà difficile. Oggi è dura, abbiamo un po' di assenti, ma ce la faremo secondo me. Sì. Anzi, facciamo un giro di pronostici? Parto io? Sì, sì. La partita è molto difficile, eh? Se ne vedranno delle belle. C'è il vento, il sole. Prevedo 4-3-3, non si cambia modulo. Sì, non si cambia modulo. Con l'innesto di Caligari dall'inizio, secondo me. Sì, secondo me sì. Anche per te, Mike. Potrebbe commettere un errore, però poi potrebbe segnare, secondo me. Sì, dai, ci dai. Secondo me la butta dentro. Magari un tiro da fuori area. Eh? Sì, dai. 1-0. No. Potrebbe essere il gol dell'1-1. Poi magari passiamo anche in vantaggio. Passiamo anche in vantaggio. Magari anche su un paio da fermo, magari un calcio d'angolo. Ah, un gol di Leo. Ma uno. Sì, uno che sta zitto. Leo potrebbe segnare. Sì, lui ce li ha. Sì, sì. Vabbè. Poi a bordo non si sa cosa succede. Ragazzi, come avete capito, siamo nel post partita di Rosatese Zibido. La partita com'è andata? È andata male. Madonna, abbiamo perso 4-2. Eppure noi ce l'abbiamo messa tutta. Anche l'arbitro ci ha messo. Partita un po' strana, sì, no. Si dà sempre la colpa all'arbitro, no, però. Però qualche errore in difesa. Ognuno deve farsi un esame di coscienza, ecco. Allora, ragazzi, questa domenica io meglio che sto zitto, perché se parlo mi arrestano. Quindi acqua in bocca, bocche cucite e ripartire come sempre. Tanto le parole stanno sempre a zero. È vero. Parliamo sempre tutti. Anche fin troppa volte. Grazie, Mongolò. Però non è mica cinese del bar. Graziata. La cinesina quella... Ah, cinese, massaggio. Sì, massaggio. Ciao, tagliamo dalla cascina? Sì, dai, facciamo un po' di... Ci sta a tagliare dentro. Sì. Come le corse. Un po' di musica per alleviare la delusione. E va bene, dai ragazzi, 3 punti sono andati a loro. Rimaniamo fermi a 36. Il campionato è lungo. E la Rosatese va a... Erano, quanti erano loro, E va a 46, diciamo. 46. Bel gap, ragazzi. Dai, dobbiamo fare ancora qualche più, dobbiamo farcelo, dai, ci dobbiamo credere. Non ci pensiamo, andiamo avanti, andiamo a bar a mangiare e vaffanculo. Sì, c'è una fame della madonna. Chi si è visto. Sarà partito il video, speriamo di sì. Sì, perché sennò parliamo ancora... Sennò la butto nel fosso. Dance. Va bene ragazzi, vi salutiamo e ci vediamo giovedì, ricordiamo. No, mercoledì. C'è allenamento. Ah, beh, con allenamento giovedì io recupero con l'opera. Con l'opera, la squadra. In casa o fuori? Fuori casa. Ci siamo in fabbrica, la ditta. Però gli operai. Chissà come andrà a finire. Insidioso. Sì, ormai è tutta un'insidia ormai. Sì. Con la nostra squadra ormai è tutta un'insidia. Se giochiamo contro l'FC Vigonzino o la C Piottino, perdiamo. Va bene ragazzi, vi salutiamo e alla prossima. Buona domenica. Ciao bastardi.